diciamo che se grandi gruppi internazionali stanno intuendo che Napoli è una città in cui si può investire, e perché in questi 5 anni a Napoli è accaduto qualcosa, che Napoli non è più la città della spazzatura e del degrado, ma è la città della riscossa popolare e culturale. Ben vengano, se sono non propaganda elettorale ma fatti, società, gruppi, persone, imprenditori che vogliono investire nella nostra città, ma straordinariamente bello sono i tanti giovani, i tanti imprenditori, le tante imprese della nostra città che non a chiacchiere, come sinora ha fatto il governo, che una cosa deve fare la bonifica a Bagnoli e che ancora non ha cominciato a fare, in questi anni stanno sostenendo la città con un'impresa pulita, un'impresa creativa, un'impresa fatta di innovazione e di tradizione. Bagnoli la sbloccherà la città, come lo sta facendo in questi mesi, dall'ordinanza che inquina paga, al protocollo su Bagnoli, al piano, a una città che si è messa in discussione, alla spiaggia pubblica, al paesaggio, tutte le cose che stanno nel piano. E quella la strada. Se il governo finalmente si è accorto che a Napoli sta accadendo qualcosa e ci sediamo attorno a un tavolo, Comune di Napoli, Regione, Governo nazionale, io lo vado dicendo 1 anno e mezzo. Non solo lo vado dicendo, ho anche firmato quel protocollo che io non ho mai tradito e che ha tradito un signore che si chiama Presidente del Consiglio. Quindi lui adesso, non so se quel discorso l'ha fatto in prima mattinata o a tarda serata dagli Stati Uniti, perché non so il fuso orario qual è, ma se è una cosa seria benvengano, perché non abbiamo problemi. Napoli è una città internazionale, una città che accoglie, una città aperta. Se c'è gente che vuole fare investimenti di qualità, bene, ma posso dire al Presidente del Consiglio, e forse non se ne è accorto, che in questa città gli investimenti si stanno realizzando. Gli chiediamo una cosa: faccia la bonifica, che sono 8 anni, e se la situazione si sta sbloccando e anche lui si è reso conto, perché nel 3 dicembre del 2013 abbiamo firmato un'ordinanza che ha imposto a chi ha inquinato di fare la bonifica.